freddo, molto freddo. Gli inverni della pianura padana alla fine dell'Ottocento non erano quelli di adesso e il 16 dicembre del 1899, con ogni probabilità, è nato l'AC Milan, che al momento però si chiamava Milan Football and Cricket Club. Fino al 1919 ci sarà anche il cricket, da lì in poi. No. Che cosa potrebbe essere successo? Si sono incontrati tre uomini, tre inglesi. Uno si chiama Edward Berra Nathan. Questo è sicuramente un avvocato di una famiglia anglo-italiana che esiste ancora ed è attiva a Milano. Poi c'è un certo Alfred Edwards. Questo è un uomo molto potente perché è un diplomatico che lavora al consolato britannico a Milano. Attenzione, è il 1899, gli inglesi sono i padroni del mondo. E poi c'è un terzo, che è l'uomo chiave. È un appassionato di football e viene da Nottingham. Ha giocato nei suoi esordi calcistici in una squadra che curiosamente si chiama Giuseppe Garibaldi, che quindi è l'eroe dei tre mondi se ha una squadra a suo nome anche in Inghilterra. E la maglia è ovviamente rossa. Quando arriva a Milano, frequenta l'elegantissima fiaschetteria toscana di via Berchet. Come tutti gli inglesi, specie quelli dell'epoca, non ha mai disdegnato né i distillati né le birre. Un giorno si fa venire un'idea: e se fondassimo un club di football che diventerà il Milan? Perché non siamo in grado di stabilire il giorno esatto? Perché non c'è un giorno esatto. Dobbiamo affidarci alla Gazzetta dello Sport, che all'epoca usciva solamente il giovedì e il lunedì. E nell'edizione del lunedì dice che il club è stato fondato. Ora, escludiamo il giovedì, escludiamo la domenica, dove per forza gli inglesi all'epoca dedicavano tutto quanto a Nostro Signore, mancano il venerdì e il sabato. Il sabato è il giorno in cui gli inglesi escono, noi assumiamo che lì sia nato il Milan Football and Cricket Club. Il nome del personaggio di cui vi stiamo parlando è Herbert Kilpin. Che strano, questo uomo. Ha qualche cosa di magico. Per esempio, è lui che si fa venire l'idea del diavolo. Kilpin ha subito un'idea che saremo rossi e neri e saremo dei demoni, e in campo lui è un demonio. Gioca davanti alla difesa, anticipando Lidon di circa 50 anni. Ha sempre la fiaschettina del whisky di fianco al palo, perché se pigliamo un gol si consola così. La sua prima partita sul terreno di gioco è dell'11 marzo del 1900. È il primo derby della Madonnina. Ah, con l'Inter. Quale Inter? Per l'Inter c'è tempo. Contro la Mediolanum. E giocano. E segna lui e segna Allison. È la prima vittoria storica del Milan. All'epoca, quando ci si sfidava, si mandava una raccomandata agli altri. E la squadra più forte d'Italia all'inizio del Novecento è il Genoa. Bisogna andare a battere a casa loro, perché loro hanno la coppa, che all'epoca era una palla detta d'Apples, che veniva tenuta come l'America's Cup. Chi vince se la tiene. Il Milan piglia il treno che scende a Bolzaneto e poi va a giocare a Porta Carrega e vince 3-0. E da un certo punto di vista la più grande vittoria di sempre del Milan, fino a quando non arriverà la prima Coppa dei Campioni. Il fatto che il Milan tornerà a vincere soltanto nel 1951 col grande trio svedese fa pensare ai cosiddetti anni bui, ma proprio nel 1949 la domenica del Corriere sferzò il club. Il Milan è una grande società, ma ha un rapporto un po' modesto con le proprie origini. Non sarebbe il caso di provvedere. In effetti non è mai stato trovato alcunché che attesti di quel giorno di dicembre, ovvero sia, non so, un atto costitutivo, qualcosa. Non si ha mai la certezza di che cosa sia successo. Fino a oggi. Ed ecco, presidente Edwards, vicepresidente Nathan, cassiere Allison,
Questo è l'unico testimone conosciuto della fondazione del Milan Football and Cricket Club. Verrà battuto da Aste Bolaffi alla prossima vendita dei libri rari. Bonne chance!